Sinceramente non lo so, perché dalla mia postazione, posizione, non l'ha visto guardaline, quindi tanto meno me. La diatriba era se la palla fosse fuori o meno. A me è bastato vedere il movimento che ha fatto il portiere per capire che era fuori. Quindi, però, guardaline e l'arbitro hanno deciso diversamente e lo dobbiamo accettare. Il primo gol è stato preso da una difesa completamente scoperta. Liberi Braccaletti che ha tirato e libero Petrella che ha segnato. Sì, beh, adesso avrò modo di rivederlo. Braccaletti era da solo, poi Petrella si è ritrovato come conseguenza perché Martin ha cercato di andare a chiudere in mezzo. Io ho visto una gran bella partita. Mi sono messo i complimenti che mi hanno fatto i miei colleghi. Ho visto veramente due ottime squadre che se la sono date di santa ragione. E a me dispiace perché non è stata così una giocata limpidissima che ha deciso la partita, però penso che si siano viste due ottime squadre. La differenza l'ha fatta Mensah. Lei ha provato Parodi nel primo tempo, sotto Francesco nel secondo, dovevamo marcarlo con Bolt. Sai, si conoscono le caratteristiche, io lo conosco bene perché ho avuto modo di seguirlo anche alla Virtus Recon quando giocava in Interregionale, che giocava contro mio figlio, per cui mi ricordo le battaglie che molto spesso vinceva. Velocità, ma insomma la velocità non è un dono che mamma natura ti dà. Abbiamo cercato di contrastarlo, io devo dire che tutte e due, fino a che sono, hanno avuto un'ottima, per carità, però una condizione buona, sono riusciti a limitarlo. Poi la scelta era quella di cercare di togliere un po' di profondità per non dare spazio a lui, a Petrella o a Baritti o allo stesso Braccaletti di attaccarla in velocità. Devo dire che, a parte l'occasione del primo gol, ci siamo riusciti e la squadra ha reagito molto bene, non si è mai scomposta, aveva creato anche molto prima di prendere il gol, sentivo che prima qualcuno lo ricordava, a parte il palo, ma altre due o tre occasioni molto, una paratona del portiere da solo. Per cui la squadra era partita molto bene, poi ha saccato questo gol che insomma li ha un po' scossi, ma nell'intervallo ci siamo ripresi bene e poi anche nel secondo tempo insomma avevamo raggiunto, penso con merito, i pari e poi ripeto c'è stata questa, secondo me, una disattenzione dalla parte della terra, ma bisogna accettarla. Secondo lei era un fuori gioco? No, il calcio d'angolo, fuori. Sulla il portiere l'ha portato dentro subito come nascondere la benedina. Per cui insomma, visto che qualche partita l'ho fatta anche dentro quel rettangolo lì, sono atteggiamenti che sì, ti inducono a far pensare o a intuire insomma che la palla era fuori. Proprio nel momento che avete preso il gol, forse era il momento, diciamo, dove stavate prendendo proprio il possesso. Sì, è per quello che la squadra ne ha risentito parecchio, perché proprio eravamo nel momento che sembrava che la potessimo sbloccare da un momento all'altro, perché le occasioni stavano arrivando, ma attraverso il fraseggio, attraverso una buona circolazione della palla, attraverso le sue posizioni, inserimenti, smarcamenti, quindi a me la squadra stava piacendo molto e dopo il gol avevamo cominciato a metterla sul piano che ama, penso, la Triestina, cioè quella di una partita aggressiva. Loro si basano molto su questi lanci sulle parti avanzate per sfruttare la velocità, noi abbiamo altre caratteristiche e devo dire che subito dal secondo tempo abbiamo cominciato
invece a macinare quello che è il nostro pane quotidiano, e penso che meritatamente poi abbiamo già ciuffato un paio. Le sostituzioni tutte per stanchezza giocatori, perché poi l'assetto tattico non è cambiato? No, perché no. L'assetto è rimasto tale, no, per dare un po' più di più gamba, per trovare quel fraseggio di cui sto parlando, per migliorare quel fraseggio di cui sto parlando con Paolo Capodaglio. Simone l'ho visto un po' nervoso, anche sotto qua, che per cui ho deciso di inserire il ragazzino. Chi è uscito comunque stava facendo. Sì. Solo per cercare di mettere delle freschezze in più, perché loro hanno delle caratteristiche che possono rimanere in partita fino alla fine, come ha dimostrato, perché sono andato sugli esterni, sono.